Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Oggi è un giorno dove la parola di Dio vuole toccare il nostro cuore. Apriamoci e leggiamo il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 8, versetti 31-42. In quel tempo Gesù disse a quei giudei che li avevano creduto: se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gli risposero: noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, siete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero: il Padre nostro è Abramo. Disse loro Gesù: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non lo ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro. Gli risposero allora: noi non siamo nati da prostituzione. Abbiamo un solo Padre, Dio. Disse loro Gesù: se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, perché da Lui sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Amen. Cari amici, oggi continuiamo sempre questo bellissimo capitolo 8. Un capitolo sì che da un lato è sempre percorre la controversia tra i giudei e Gesù. Quindi da parte di Gesù c'è sempre stata una proclamazione, un compiere le opere del Padre, e da parte dei giudei invece un allontanamento, una diffidenza, una perplessità, dubbi, ma soprattutto un discostamento da quello che diceva Gesù stesso. Ecco che abbiamo ascoltato ieri, in questi giorni, che alcuni però avevano creduto alle parole di Gesù. Ecco che a costoro Gesù disse: se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ecco, questa espressione è straordinaria. Innanzitutto Gesù dice, esorta, quindi quei giudei che avevano creduto alla sua parola, ma potremmo dire che lo sta dicendo a noi oggi, lo sta dicendo a te. Se tu rimarrai nella mia parola, dice, sarai davvero mio discepolo. Ecco, innanzitutto essere cristiano significa essere discepolo di Cristo, ovvero non solo essere battezzato, diremo, cresimato, preso la comunione. Noi lo guardiamo sempre in certi ambiti un po' sacramentali o tradizionali, ma guardiamolo soprattutto in quell'aspetto essenziale, spirituale: Cristo è il nostro Maestro, Cristo è il nostro Rabbì. Noi siamo discepoli Suoi e c'è una condizione, l'abbiamo appena ascoltato, quella che ha detto a questi giudei: se rimarrete nella mia parola. Rimanere significa entrare nella sua parola, entrare in ciò che Lui ci ha detto e non uscire fuori. Quante volte possiamo fare queste esperienze o quotidianamente o anche, penso solo alla messa domenicale, in cui
c'è sempre un po' di fretta, si viene da un contesto di casa, un'oretta, si esce fuori, c'è sempre un po' questo correre. E la parola ascoltata, entriamo dentro, ma è facilissimo uscirne fuori subito, o lo prendiamo anche quotidianamente. Leggiamo un passo, alcuni versetti e un po' rimaniamo e un po' usciamo. Usciamo nel senso che comunque quella parola dopo non ci accompagna, ma Gesù oggi ci esorta a far sì che questa parola detta da Gesù rimanga dentro di noi. Questo fa sì che noi siamo Suoi discepoli. E ieri abbiamo visto che il Cristo deve essere innalzato, il Figlio dell'uomo deve essere innalzato come il serpente di bronzo che Mosè ha innalzato nel deserto. Quanto è importante che anche noi lo mettiamo al centro, e mettendolo al centro la Sua parola rimane dentro di noi. La sua parola che abbiamo ascoltato con le nostre orecchie rimane e noi decidiamo di rimanere nella sua parola. Questo davvero è uno sforzo nostro molto forte. Poi dice che se quindi rimanete nella mia parola, voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. È chiaro, questo termine verità è un termine soprattutto in Giovanni, assorbente, è un termine totalizzante. La verità è proprio, è Gesù stesso, chiaramente, ma è un Gesù che riempie, è un Gesù che indica il cammino, è un Gesù che indica i passi da compiere, che dà luce al nostro passato e che dà speranza anche nel presente che viviamo. E questa stessa verità, sta dicendo Gesù, vi rende liberi. E ecco che allora i giudei hanno detto: ma com'è possibile che tu parli di libertà? Significa che ci stai dando degli schiavi, stai dicendo che noi siamo schiavi di qualcuno, di qualcosa. Ebbene, il Signore Gesù ha detto proprio questo: guardate che è solo la mia parola che io ho donato a voi che vi può rendere liberi, perché vi porta alla verità. È solo la mia parola, alla fin fine, che scioglie il nostro cuore, che scioglie la nostra mente, che scioglie le nostre abitudini, quelle che magari a volte non ci piacciono, ma non sappiamo come liberarcene. Ecco che Gesù ha detto: questa verità vi farà liberi. E dice: il Figlio vi farà liberi, e quando il Figlio vi farà liberi, attraverso la sua parola, voi sarete davvero liberi. Ecco, fratelli e sorelle, oggi noi dobbiamo entrare in questo aspetto del Vangelo. Innanzitutto continuare e desiderare di ascoltare, ma non soltanto ascoltare, rimanere questa sua parola, sapendo che più rimaniamo in lui, ed è un rimanere non solo di un momento, ma in diversi momenti della giornata, questo provocherà e produrrà in noi la libertà. Una libertà che quindi porta pace, porta serenità, porta gioia anche nell'avversità. Allora chiediamolo in questo momento al Signore. Gli diciamo: vieni Signore Gesù, crediamo nella Tua parola, crediamo in quello che Tu oggi Tu ci hai detto. Entra nella nostra vita, entra nei nostri cuori, parlaci Signore. Io voglio ancorarmi nella Tua parola. Voglio che la Tua parola possa essere il mio unico riferimento, la mia unica via, quella verità che alleggerisce il mio cuore in questo giorno. E grazie perché Tu sei un Dio grande, un Dio buono, un Dio che porta anche oggi la libertà.
in tutte le aree della mia vita, la libertà nella mia famiglia. Vieni, Signore Gesù, con il dono della Tua parola, con il dono della Tua verità, che io sperimenti l'essere nuova creatura, creatura libera in Te. A Te, Signore Gesù, l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, quindi viviamo e rimaniamo nella parola di Cristo che oggi ci ha donato. Grazie che mi avete accolto, buona giornata, ci vediamo domani. Ciao. Credo in Gesù.